una proposta inaspettata per Cristina Plevani. Cristina Plevani, nota per la sua vittoria nel primo Grande Fratello, ha recentemente condiviso sui social una proposta di partecipazione a un programma televisivo che ha suscitato scalpore. Nonostante la sua fama, la proposta non prevedeva alcun compenso, sollevando dubbi sulla valorizzazione dei partecipanti nei reality show e nei programmi di intrattenimento. La Plevani ha espresso il suo disappunto tramite un tweet, rivelando di essere stata contattata per partecipare a uno show condotto da Federico Fashion Style, noto hairstylist dei VIP. Nel suo messaggio, Cristina ha scritto: «Mi hanno mandato SMS per partecipare al programma del parrucchiere Fashion se voglio partecipare. Hanno chiamato me? Praticamente so di naftalina. Messi male ospiti? In effetti dovrei andare a gratis, no budget, va bene tutto, ma così sfittano, dai». Con queste parole, l'ex Geffina ha mostrato non solo la sua ironia, ma anche una realtà che molti volti noti della televisione devono affrontare: accettare proposte di lavoro non retribuite. La situazione di Cristina Plevani non è un caso isolato. Negli ultimi anni si è assistito a un aumento di celebrità che accettano di partecipare a programmi senza ricevere un compenso adeguato. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla sostenibilità e il rispetto per il lavoro degli artisti. Mentre alcuni sono disposti a sacrificare la propria dignità pur di apparire in TV, altri, come la Plevani, rifiutano di svendersi. La sua reazione è un chiaro segnale che non tutti sono disposti a scendere a compromessi, anche in un'industria dove la visibilità è spesso considerata più importante del compenso. A 52 anni, Cristina Plevani continua a dimostrare di avere energia e vitalità, come dimostrano i suoi video su Instagram, dove condivide momenti della sua vita da istruttrice di nuoto. La sua autoironia e il suo spirito critico la rendono un'icona di resilienza, capace di affrontare le sfide del mondo dello spettacolo con sagacia. La sua decisione di non partecipare a programmi senza compenso è un messaggio forte e chiaro. La dignità e il rispetto per il proprio...